Eccoci rientrati in studio con il talento di questa quarta puntata. Abbiamo con noi Esther del Popolo, 17 anni, salentina doc, e ami la musica, perché insomma, no? Raccontaci certo. Un po' di te. Tu canti dall'età di 9 anni. Sì, salve a tutti. Sì, la mia vita è la musica. Canto da circa 9 anni e studio anche pianoforte. Ah, bene, bene, sì. Insomma, un talento salentino come ne abbiamo visti tanti in queste quattro puntate. E tu praticamente oggi ci farai assaggiare un brano. Dici un po', anzi, una cosa prima al pubblico a casa. So che tu l'estate ti muovi un po' per serate di piano bar, per spettacoli vari. Questa adesso è un'estate ricca, no? L'estate del 2018, quindi sarai un po' in giro in Salento, oppure raccontaci un po' dove ti possiamo venire ad ascoltare. Sì, sarò un po' in giro per il Salento e anche al nord, spostandoci un anche po' al nord. Quindi siccome la nostra trasmissione va in onda dappertutto, quindi ti vedranno anche gli italiani all'estero. Pensa, ci sarà qualche altro salentino, perché poi tu tra l'altro sei di Miggiano, giusto? Sì, Miggiano in provincia di Lecce. Un paese provincia di Lecce. Bene, allora ascoltiamo subito la voce di Esther del Popolo che ci canti un brano di Vitas dal titolo Opera 2, che io ho voluto arrangiare a mio modo con un testo in italiano scritto da me. Ah, che bello. Allora adesso noi ci gustiamo la voce di Esther del Popolo per il talento della puntata di Salento d'Estate. A te. Grazie. La mia casa è distrutta, però sono sola. Sbatte la porta alle mie spalle. Autunnale, bussa alla finestra, mi pianto addosso di nuovo. Tempesta la notte, la mattina è nebbia, il sole raffredda tutto. I vecchi dolori poi passeranno così, li unisco insieme. La mia casa è finita, però ci sto sola. Si chiude la porta alle mie spalle. Il vento autunnale bussa al cuore e tira la corda ancora. Questo è il destino ed io non posso chiedere nulla al destino. So soltanto che